Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo su Minecraft Ita e è passato tutto il Ferragosto a bestia. E com'è andato? Dai, spero bene, mi sono abbastanza divertito. Detto questo, oggi è il 17, sto registrando in fretta e furia perché devo sbrigarmi, nel senso è il 17 mattina, devo mettere questo video alle 14 e se non ci riesco mi arrivano minacce di morte a casa, quindi sì, ok. Andiamo. È un po' che non entravo sul mondo, ci sono quattro uova di cui non me ne faccio nulla. Oggi andiamo a lavorare nel Nether. Andiamo a lavorare nel Nether nel senso che andiamo a iniziare a quel progetto di cui vi parlavo. Le Ender Pearl sono sempre tante, quindi proprio bestia. Wow, perché non funge? Oh, allora, che cazzo fanno? Hanno annullato la funzione della spada. Allora, snapshot F3. 15V33C, aggiunta degli scudi e rimozione del tasto destro per quanto riguarda la spada. Se ti rendete conto, non c'è più la funzione di. Non ti può più proteggere con la spada? Questa è una cosa veramente, veramente bruttissima. Comunque, mi serve lana? Ho della lana? Non ho della lana qua a portata di mano per ora, però un pezzo di ferro me lo prendo sicuramente. E mi servono anche altri materiali da costruzione, tipo pietra, cobblestone. Ok, non che sia tanto, prendo anche. No, gli slab no. 14. Sì, va bene, prendiamo anche magari questi. Ci possono essere utili in qualche modo. Ok, materiale di costruzione ce li abbiamo. Detto questo, puoi fare una cosa del genere. Vediamo quanto andesite ho. No, che è troppo poca. Mi serve del legno. Scusate. Bam. Ok. Del legno, diciamo del legno, del legno, del legno. Tre pezzi sono perfetti. E mi serve della lana attualmente. Perché della lana? Perché. Ci dobbiamo fare uno scudo. Ok, anzi, so come fare la lana in un'altra maniera. Con le stringhe di ragno abbiamo la possibilità di farlo. Facciamolo. Qui ci sono tutti i vari drop dei mob. 1, 2, 3, 4, 4 e 8. Perfetto. Facciamo questi 3 pezzi di lana, almeno non ci pensiamo più di tanto. E ce li andiamo a fare tranquilli. 1, 2. No, qui e qui, eccolo qua. Poi andremo a colorarli con i banner. Perderemo tempo in un'altra occasione. Ok, ecco qua lo scudo che va messo qui. E io sono fottutamente figo, sono ancora più figo di quanto non fossi prima. Oh! Che spettacolo! È bellissimo! Oddio, che sfigata, bellissima! Meraviglioso, meraviglioso, veramente meraviglioso. E poi c'è tipo ti equipaggi l'arco. Fammi vedere. Oddio! Oddio, te lo fa in tutte e due! Stanno migliorando notevolmente questa cosa della doppia mano. Mi sta piacendo veramente tanto, mi sta piacendo veramente tanto. Sono fottutamente entusiasta di sta roba qua. Bello, bello, molto bello, mancavano gli snapshot. Ok, torniamocene su e andiamo a costruire nel Nether. Cosa andiamo a costruire oggi nel Nether? Oggi si fa la base, la piattaforma di quella che sarà poi la farm di Ghast e quello che sarà poi la parte per catturare i Ghast. Vi parlo del progetto, no, che vi avevo accennato qualche tempo fa. Sapete che se i mob vengono messi in un minecart e poi possono essere trasportati dove vogliamo. Se io riesco a mettere un Ghast in un minecart, posso portarmi un Ghast nell'overworld e creare un cannone a Ghast. Cioè, voi vi immaginate che cosa sarebbe un cannone a Ghast? Nel senso, non c'è neanche da, non c'è da aggiungere niente. Io ti dico cannone a Ghast e poi gli viene giù una cosa mostruosa. Cioè, te lo metti dove vuoi, in un punto che magari non si spacca, possibilmente. Tipo là sopra, lo metti giù e BAM! Cannone a Ghast proprio a bestia. Dovrebbe essere una figata incredibile. Sì, dovrebbe essere veramente una figata. Voglio provare un attimo una cosa. Scusate, anzi, da qua. Così. Ah, e ti protegge addirittura? Sì, ti protegge addirittura e puoi tirare anche questo. Bellissimo. Boh, non lo so come funziona, però è figo. È molto figo, mi piace un sacco. Mi piace un sacco. Ci prendiamo delle torce? Secondo voi è il caso? Ma no, ma fottessi che delle torce. Nether, andiamo a costruire. Vi faccio vedere come funziona tutta questa parte. È abbastanza semplice, tutto in nulla di particolare. Lì c'è una pecora, ma non mi serve più. Dicevo, no, è molto semplice la costruzione. Va. Ci allontaniamo nel Nether di diversi blocchi. Iniziamo ad alzarci. Poi ci facciamo, eccoci qua nel Nether. Dobbiamo andare da questa parte. Sì, esatto, da questa parte. Poi ci alziamo di diversi blocchi, pochi, non troppi, e iniziamo la costruzione. Sono stronzo. Poi il Nether qua è un casino che non ti. Cioè, è tutto uguale, è troppo uguale il Nether. È per questo che è brutto e non mi piace granché tanto. Poi, certo, farci costruzioni è figo perché c'è tutta la lava e questa ambientazione rossa è bella. Però dà fastidio perché è tutto fottutamente uguale. Ora saliamo velocemente.
Bam, bam, bam. Ok. Oh, Mr. Pigman, fotte sega. Che poi possono spawnare. Vediamo se arrivando sopra è spawnato qualcos'altro. In teoria potrebbe spawnare sopra, sopra i blocchi che vi avevo detto nello scorso episodio, può spawnare gente. Però non è che ci interessa poi così tanto perché riusciamo tranquillamente a gestirla la situazione. Però. Okay. No, non me l'ha preso. Mi sto incazzando. Eccoci. Bene, ottimo, ottimo, ottimo. Mangiamo? No, non posso mangiare, già sono pronto. Ricordiamoci le coordinate. Vabbè, sì, le faccio vedere in video. Ci decidiamo di allontanare in questa direzione e andiamo a costruire il tutto. Ci allontaniamo un bel po' perché è brutto poi magari vedere questa costruzione enorme. Può dare decisamente fastidio. Stiamo lavorando con le Z, quindi Z positivo. Hop, 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 hop. Dai, penso qua possa già bastare. Aspettiamo un altro po'. Mettiamo questo blocco. Ok, può decisamente bastare. Ci allontaniamo un po', saliamo. Hop, 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 hop. No, scusate, ok, dà fastidio, me l'avete detto in diversi, smetto, giuro, non lo faccio più. Ok, penso così possa andare bene. Ora, la questione è la seguente, io levo questo perché dà fastidio poi. Shift alla mano e iniziamo a fare una cosa del genere. Faremo tutto il contorno di questa farm, dopodiché la andiamo a riempire. Dovremo metterci di buona volontà a farmare tanto vetro. Esatto, tanto tanto vetro. Sto andando praticamente a caso, ma proprio la grande, a caso alla grandissima. Facciamo un altro po' di qua, non so quanti blocchi io abbia fatto, non mi interessa quello. Tanto non è che serve avere i blocchi contati, va bene così, insomma. Penso possa essere lunga abbastanza, eccessivamente lunga, sì, la riduciamo un po', un paio di blocchi. Un paio di blocchi qui, un paio di blocchi di là, forse qua anche tre. Uno, due e tre. Ok, va più che bene adesso. No, se no dopo era troppo lunga, era un problema per completarla, non dobbiamo fare cose così enormi. Anche se è figo, fare cose fottutamente enormi. Però va bene così, dai, fotte sega. Ci serviranno dei ghast, tanti ghast, e sarà una bella impresa. Ma sarebbe anche figo farne cioè prenderne di più di ghast. Cioè non solo. Avevo detto, faccio il contorno di un'altra cosa invece di stone brick. Però vabbè, io sono così, mi sono scordato. E fotte sega, va bene. No, volevo fare il contorno magari di cobblestone e poi il resto dentro di stone break in modo tale da avere un po' più di. Un altro po'. Vai così, così, così. Ci sta, ci sta. Per ora penso possa andare bene. Nel caso le ingrandiremo. Adesso deve essere soltanto una piattaforma di spawn per i ghast. Fatto questo, cosa succederà? Noi dobbiamo tentare in tutti i modi di intrappolarne uno, ma facciamo girare dei minecart in continuazione. Sarà facile, ve lo prometto, sarà facile. Bene, detto questo, io finisco la piattaforma e poi vediamo cosa inventarci successivamente. Sono caduto, mi è rimasto mezzo cuore. Perfetto, cioè mezzo cuore, che culo. Se lo facevo poco poco più alto morivo malissimo, proprio male, 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 male. Ok, detto questo risalgo velocemente, però non posso sprecarmi i blocchi, quindi devo prima rompere questi e poi raccogliere gli altri. Anzi, qua sotto c'erano dei blocchi, ecco, recuperiamoli perché non è che io ne abbia così tanti. Va bene, risalgo. Bene, eccoci qua, ho finito praticamente di fare tutto. Adesso vi faccio vedere quello che è venuto. Ecco, vabbè. Composizioni a random. Ho fatto questa cosa qua perché avevo finito i blocchi e non sapevo più come gestire la situazione. Ho fatto questi ghirigori un po' qualcosa. Ho rabberciato su qualcosa. Ho tentato di farlo venire il più bello possibile. Non che sia questa grande cosa, però meglio di niente. Andiamo adesso a vedere che sono anche morto. No, che vi dovevo dire? Ecco, adesso ci andiamo a farmare rotaie. Ci dobbiamo andare a farmare rotaie. Che ci facciamo anche. Ecco, sono stronzo. No, ci dobbiamo farmare rotaie perché poi qui dobbiamo disseminarlo tutto di rotaie. Dobbiamo preparare appunto il terreno per la nostra. Per le nostre bestiacce, per poi far andare i minecart e prendere le nostre bestiacce di corsa. Hop. È comodo il fatto di avere il portale qua, poi per tornare su è una rottura di cazzo perché sprechi una quantità di enderpearl veramente incredibile, quindi dobbiamo farci la farm al più presto. Torniamocene di là. Oh Cristo, la gente, un Mr. Creeper. Oh, che è? Con lo scudo equipaggiato fa sto i numeri, non va bene, non va per niente bene. Quindi leviamo veloce lo scudo, switchalo, perfetto. Dove è il Mr. Creeper? Skipa. Skipa. Però lo shot, Madonna che long shot! Bellissimo.
Scusate l'emozione un attimo. Detto questo, allora qui c'è tutto. No, non c'è un cazzo in verità, però. Cosa diciamo? Ah, le rotaie, esatto, le rotaie. Dovrei avere qua diverse rotaie. Ok, queste ce ne ho, queste le andiamo a farmare così vi faccio vedere anche come quanto funziona bene la farm di rotaie, che è una cosa tipo spettacolare, fantastica, mostruosa. No, la farm di rotaie ve lo dico è bellissima. No, voglio controllare se ne ho altre di rotaie, perché potrei tranquillamente averne molte, quindi vediamo, ci andiamo a dare un occhio. No, nemmeno però le torce me le prendo volentieri. Nada. Nada, 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 perfetto, non ci sono rotaie, non so dove io le abbia potute mettere, perché cazzo ne avevo diverse. Vediamo se qua i polletti hanno fatto le loro belle uova, non hanno 6 uova, nulla di particolare, ma gli daremo da mangiare, ancora siamo, è presto per fare la farm di polli, proprio con troppe poche uova. Buttiamoci di sotto, bam, ok. Vediamo se ho delle rotaie nella sezione redstone. Nel caso le andiamo a farmare come le bestie. Ok, no, andiamo a farmare le rotaie. Vediamo se funziona anche il glitch, perché se non funziona più abbiamo buttato praticamente una delle farm migliori che si possa avere. Ti metti qua, accendi questo. 7. Non funziona un cazzo. Sì, funge, funge o no? Aspettiamo. Non funge. No, no, mica, non funziona. Cioè, non funziona più sta farma. Hanno fissato anche questa. No, dai, non ci voglio credere. Non è possibile. Non è. No, no, funziona. Deve funzionare per forza. Ah, o non mi ricordo come funzionava, ma no, andava messo lì. Cioè, non funziona neanche più sta farm? Ma siete seri? Dai, porca miseria. Questa funziona? Vai, buttala giù, buttala giù, buttala giù. Prego. Niente. Allora, la questione è gravissima. La questione è gravissima, non funzionano più le farm. Vediamo qua. No, questa funge più o meno. Ah, non ci funziona più. La farm di rotaie. Hanno fissato il bug del. Sì, però così ti rendono la vita complicata, eh. Cazzo, queste costruzioni dopo è un casino farle. Allora, devo inventarmi il cosa. Inizia a essere complicato, molto complicato il fatto di avere così poche rotaie, devo craftarmele io e è difficile, però vabbè, per spazi piccoli in quella maniera si riesce. Non potremo più fare quelle ferrovie lunghe infinite di una volta perché ti rimane decisamente difficile, adesso non si può più fare. Testa 1.9 regala soddisfazioni, però anche tanti dispiaceri. Cazzo, la farm, quella di rotaie era una grandissima farm, senza di quella. Insomma, non è che ti va tanto a genio poi, eh. Il fatto di doverti sempre andare a craftare la roba, perché è un conto. Cioè, queste, secondo me, certe farm le dovrebbero lasciare. Ok, che il compito della Mojang, poi attualmente i programmatori non sono neanche più Mojang, è quello di, diciamo, la loro idea era quella di creare un gioco poi senza possibilità di farmare nulla. Però poi ti diventa complicato, perché se ti devi fare tutto te, uno dopo un po' perde la voglia di giocare. Nel senso, ok, che quando è figo non puoi fare costruzioni epiche, ti fai tante belle farm e, cioè, e hai gusto, no, a giocare, secondo me. Il punto è che poi una volta che ti iniziano a levare tutte le farm, devi passare ore e ore in miniera e diventa ripetitivo il gioco, no? Quindi bisogna anche fare un po' una media, secondo me, tra quello che è il farming pesante, però è quello a manetta estremo, e poi quello che non andrebbe fatto. La farm di ferro la volevano fissare, mi ricordo, con la 1 punto qualcosa. Mi sa, appunto, gli snapshot della 1.8 volevano fissarti la farm di ferro. La gente proprio tra un po' scendevano in piazza. Cazzati neri, ma tantissimi youtuber. Perché non ti puoi fissare una farm di quella portata? Diventava un casino, boia, no? Parliamone. So, un altro non è nato. Vediamo se nasce anche un altro. Ho fortuna oggi. No, ovviamente no. Comunque, tre pulcini. Abbiamo aumentato. Vedi, ma escono bavosi, 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 bavosi. Perché non ci vai di qua? Ok, buono. E poi ne metto uno qui pure. Ok, almeno sono sicuro che da qui non uscire, la cosa la posso aprire uguale e io sono molto felice. La carne e questo riprendiamocelo magari. Va bene, detto questo, mi hanno praticamente scombinato un po' tutti i piani per quello che era la mia idea. Di episodio, perché non so più che cosa inventarmi.
Allora, non possiamo più fare questa cosa che andrà fatta off camera. Questo episodio è proprio moscio. Abbiamo soltanto iniziato i preparativi. Però, diciamo, sono un po' spaesato da sto snapshot. Non lo conosco bene, mi stanno cambiando un sacco di cose, quindi devo riabituarmi. Devo riabituarmi. Mi riabituerò velocemente, sappiatelo, non è un problema. Ora, cosa ci andiamo a fare? Non lo so, giuro, non so cosa andarci a fare oggi. Magari ci prendiamo, andiamo a prendere un po' di sabbia, ci facciamo un viaggetto là, ci prendiamo un po' di sabbia e poi voglio guardare anche come. Cazzo, vabbè, ci facciamo anche un po' di XP a sto punto. Ender pearl alla mano, gracias. Quindi facciamo anche un pochino più, un pelino prima. Se riesco a salire. Anzi, prima andiamo a vedere la farm di ferro e poi dormiamo anche. Voglio vedere la farm di ferro quanto ha prodotto, perché potrebbe aver prodotto anche abbastanza roba interessante. E sto valutando se farne un'altra, perché potrebbe essere un'idea, secondo me, farne un'altra, avere il doppio, la doppia produzione. 56 lingotti è una miseria. 56 lingotti non li facevi neanche all'inizio proprio. 56 lingotti in mezz'ora di miniera te li fai. Porca miseria, devo intensificare ste farm. Anche che non mi serve attualmente, perché da qui che batto il Wither Boss ce ne passa un po' di tempo. E passerà diverso. Però, insomma. Cazzo. Poi iniziamo a fare ste farmone. Facciamo la farm quella di zucche. Ci facciamo diverse farm di melone se riesco a trovare una giungla. Insomma, tante belle cose ho in mente. Ora, se riusciamo, ci siamo. Ecco qua. Vabbè, io prendo adesso la sabbia. Mi servirà tanta sabbia. Perché facciamo il coso, cioè mi serve del vetro da mettere sopra, lo coloriamo anche, il vetro magari lo facciamo, ci muoio, ci muoio, ci muoio male, ci muoio male, aia, 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 ma quanto è profondo questo oceano? Ottimo, in estremis, in estremis, se riesco a fare il trick con l'enderpearl, no, non ce l'ho fatta, ho sbagliato, no, sì, ci sono, vai, buono, corca, spreco enderpearl come fossero caramelle. Però sono troppo comode io, scusate, ma mi diverto troppo a usare l'Ender Pearl. Se atterro in una pozza di lava è ridicolo. Okay, ma. Adesso mi metterò qua, c'ero vicino, eh. Adesso mi metterò qua a fare una cosa, a farmare un casino sabbia. Mi servono i cosi, mi serve la roba, quindi sì, sabbia sia. Facciamo anche questa cosina, tipo. Vediamo, se riesco. Vediamo, rompi questo e poi te li prendi tutti, no? No, perché? Bam, ok, così. Non che sia così efficace, perché poi alcuni ti si fermano sopra, però. Beh, anche un po' di sta roba qua, perché non fa mai male. E così, bam. Va bene, io farmo così in maniera molto pesante la sabbia, e poi noi ci rivediamo in un prossimo video con. Giuro, abbiamo dell'oro, mi vado a fare le rail, e già nel prossimo episodio magari iniziamo a fare qualcosa di decente per la farm. Comunque, per questo episodio è tutto, vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video è piaciuto, di iscrivervi al canale se l'avete già fatto, di condividere il video su Facebook per farmi conoscere nuove persone, e noi ci vediamo come al solito, a un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!